Ora, ieri il centrodestra è salito dal capo dello Stato, oggi anche lì però nel centrodestra ci sono posizioni un pochino diverse, anche all'interno della stessa Forza Italia. Leggiamo che Berlusconi si è fatto dare l'elenco di quelli che insomma potrebbero fare come la Rossi per convincerli. C'è un'intervista oggi alla Verità: questo governo fa male all'Italia, Renzi deve andare fino in fondo, deve andare avanti, dice Berlusconi. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa, vada risolta molto in fretta o con un governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il Presidente della Repubblica riterrà più opportuno. Fratelli d'Italia è per elezioni a prescindere o anche un governo di altro segno? Dunque, Fratelli d'Italia si è espressa, mi pare, abbastanza chiaramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nel senso che per quanto ci riguarda una maggioranza non esiste più, rispetto a quanto ascoltato dai colleghi che saluto, Scalfarotto e Fratoianni. Oltre a non esserci più una maggioranza, ma soltanto una maggioranza relativa al Senato, vede, il vero problema è che non serve che arrivi il guardasigilli Bonafede il 27 in aula per portare una relazione che dovrà essere votata. Già, voglio dire, c'è un Vietnam rispetto alle commissioni parlamentari. Alcune di esse non hanno più la maggioranza, alcune di esse hanno dei presidenti che fanno ancora parte di Italia Viva. E quindi, con tutto il rispetto che noi possiamo avere assolutamente nei confronti del Presidente della Repubblica, che prenderà evidentemente la decisione più saggia, noi ieri siamo andati come centrodestra unito a cercare di far capire che effettivamente non esiste più una maggioranza. La cosa, vede, dottoressa Tortora, che mi chiedo è che quando ho ascoltato l'amico Scalfarotto che ha cercato di portare, con cui tra l'altro, apro e chiudo parentesi, abbiamo anche collaborato in modo interessante nella prima parte, voglio dire, dei primi lockdown, si ricorderà Ivan, ed è stato, devo dire, anche molto collaborativo, e lo ringrazio senza alcun tipo di problema. Vede, però c'è un problema di fondo che tra l'altro è un po' sfuggito dalla narrazione mediatica anche degli ultimi giorni. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si è presentato, lo ricorderete tutti, in conferenza stampa, affermando tra le prime battute dopo le dimissioni dei ministri Bellanova e Bonetti, dicendo che Giuseppe Conte è un antidemocratico. Allora non si può fare nulla con un antidemocratico, e mi chiedo ancora oggi perché a questo punto Italia Viva al Senato qualche giorno fa non abbia votato no alla fiducia rispetto al governo Conte. Perché vede, l'impressione è come se, non trovando i responsabili, perché in questo momento stanno faticando a trovare i responsabili, tra l'altro partiti e schieramenti che hanno parlato per anni dell'articolo 67 della Costituzione, partiti che hanno evidentemente cambiato anche la narrazione mediatica, prima erano, voglio dire, i vigliacchi, Voltagabbana, adesso sono diventati prima responsabili, dopo costruttori, quindi vede anche come la narrazione mediatica nei confronti dei nostri concittadini è assolutamente cambiata. Non trovando però i responsabili, Matteo Renzi fa la figura e vuole fare la figura di essere il più responsabile di tutti, dicendo: guardate, noi siamo qua. Addirittura il vicepresidente della Camera qualche giorno fa, Ettore Rosato, ha dichiarato che in 2 ore si risolve la crisi. Per Fratelli d'Italia, non so per altri, ma per Fratelli d'Italia a questo punto la via maestra è il voto, ridare la parola ai cittadini. Mi pare anche che il ministro degli esteri Di Maio, stamattina ho letto molto brevemente un minimo di rassegna stampa, dice: sono pronto al voto. Bene, questo ci fa capire che a questo punto siamo al terzo mandato per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, benvenuti su questo pianeta, però pensiamo che la via maestra sia quella del voto. Attenzione, con delle tempistiche che sono molto molto ristrette, perché non penso, e questo secondo me forse qualcuno di più informato potrà spiegarcelo, non penso che ad esempio il presidente Mattarella potrà permettersi, ecco, di andare al voto ad esempio a giugno, perché se noi andassimo al voto a giugno e per un motivo qualsiasi non si riuscisse dopo il voto a trovare una maggioranza solida e addirittura si ricadesse in nuove elezioni, le nuove elezioni dopo non potrebbero esserci per il semestre bianco. E quindi penso che i tempi siano molto ristretti rispetto a questo, voglio dire, a questo iter, e penso che entro una settimana la cosa dovrà risolversi. Secondo me, chiudo rapidissimamente, ieri mi ha interessato ed illuminato, secondo me, l'articolo più bello che è uscito nella giornata di ieri di Nordio, mi pare fosse sul Giornale,
che ripercorre un po' la sintesi hegeliana di tesi, antitesi e sintesi. Tesi era il Conte 1, antitesi Conte bis, sintesi molto probabilmente, se non vogliono andare a votare, dovranno sedersi purtroppo di nuovo al tavolo con Matteo Renzi. Temevo fosse la storia sul glucosio. No, non mi permetto, no. Mai, è una battuta. Barbara, allora, intanto però c'è un dettaglio.